Grazie al Presidente della Regione Lombardia Roberto Formigoni di essere con noi in una giornata, in una serata che per lui non è stata delle più serene certamente, e ci scuseranno i telespettatori il contrasto stridente con gli argomenti che abbiamo trattato fin qui, ma dobbiamo cominciare dalle vacanze di gruppo. Volentieri. Vacanze di gruppo con faccendiere, in questo caso, Pierangelo Daccò. Con persone. Con persone, alcune delle quali hanno avuto, mi riferisco in particolare a Daccò, mi riferisco a Perego, che ha avuto dei bonifici dalla Svizzera per oltre 800.000 euro dalla Fa l'imprenditore, fa il commercialista, tutto regolare. Mi riferisco a Simone, che non era in vacanza con voi, no. Invece, diciamo, mediazioni per costruire infrastrutture al San Raffaele, al Maugeri, quindi in ospedali privati di Lombardia per decine di milioni. Ma non è vero che Daccò ti ha pagato... a te, a tuo fratello, a Perego, la vacanza? Non mi risulta, devo riuscire a controllare le agende, oggi non ne ho avuto tempo, ma se anche questo fosse avvenuto, ho parlato di vacanze di gruppo. Io da 50 anni faccio soltanto vacanze di gruppo, come credo molti italiani. Cosa succede alle vacanze di gruppo? Uno si occupa di prenotare gli aerei, l'altro prenota l'hotel, il terzo, quando siamo in vacanza, pagherai 8.400 euro soltanto per voi quattro di biglietto. E di fatto sembrava è molto assolutamente caro. Non credibile. Voi viaggiate non credibile. In business, in prima classe, viaggiamo sugli aerei. Beh, sugli aerei, per quelle tariffe, normali. Sì. Sugli aerei normali. Normali. Quindi, ma nelle vacanze di gruppo cosa succede? Ripeto, uno paga l'aereo, l'altro paga il ristorante, l'altro paga i souvenir, il quarto paga le escursioni. A fine periodo ci si mette insieme, si fanno i conti ed eventualmente si pareggia. Ai Caraibi. Nessuno mi ha mai pagato una vacanza, nessuno. Nessuno mi ha mai regalato un euro, nessuno. Nessuno mi ha mai fatto regalie. Chiarifichiamo questa cosa qui ed entriamo nel cuore del problema. Questi fondi che sono stati distratti o sarebbero stati distratti fin quando la magistratura giudicante non deciderà, alla Fondazione Maugeri. Ci arriviamo subito dopo. Io sono tignoso, ci conosciamo da una vita, sono tignoso. Il cuore è quello, ma per un politico sapere che fa la vacanza di gruppo, faccio un esempio, ai Caraibi e non allunga magari di poco, di qualche chilometro per fare la vacanza in Brasile dai missionari ciellini che lì come lei fanno fa un lavoro molto... Lei fa normalmente le vacanze presso i Descamisados. Ci davamo del tu, comunque posso tornare volentieri lei a lei. Lei fa normalmente le vacanze di questo tipo? No, perché di questo io mi inchino di fronte a lei, il suo spirito missionario. E allora, anche Formigoni, oltre a dedicarsi alle opere di carità corporale e spirituale, talvolta peccaminosamente si concede delle vacanze al mare. Se fare delle vacanze al mare è un peccato, mi confesso da lei, Don Lerner, ho fatto dei peccati, perché ho fatto delle vacanze di vacanza al mare in gruppo, dividendomi le spese con tutti i partecipanti a queste vacanze. Questo non è, le assicuro, né un peccato né tantomeno un reato. Ho tanti amici ciellini che si lamentano del fatto... Ma forse li conosco meglio io i ciellini che lei, no? Visto che forse ho la fortuna li conosciamo di entrambi, vivendo a Milano. Io ho la fortuna di partecipare a Comunione e Liberazione dal 1961. Le assicuro che c'è disagio per la presenza di affaristi così spesso. Io non sono affarista. Io non sono affarista. È la compagnia. E prima di dire che altre due persone della trentina di indagati, perché due su trenta sono gli indagati che vivono CL, prima di dire che queste due persone sono affaristi o mediatori, lasciamo che sia la magistratura a giudicare. Grazie. Lei non è giudice, io non sono giudice, il Corriere della Sera non è giudice, finora sta parlando la magistratura inquirente che ipotizza dei reati, poi parlerà la difesa e alla fine un giudice giudicante dirà se c'è colpa o no. La se politica, queste due persone o tutte le altre 30 la politica, saranno giudicati torniamo colpevoli, volentieri a lei. Mi dispiacerà. La politica che lei rappresenta da 17 anni ai vertici della Regione Lombardia
avrà acquisito una consuetudine, un intuito su chi siano le buone e le cattive compagnie, su chi siano i mediatori di affari che lucrano e chi invece posso realizza. Rispondere subito? Purtroppo nelle cattive compagnie, pensi che perfino Gesù ha sbagliato nello scegliere la compagnia. Uno su 12 l'ha proprio sbagliato, era Giuda, un traditore. Per questo anche il presidente Formigoni può sbagliare e persino Gad Lerner potrebbe la vicenda sbagliare evangelica e avere delle cattive compagnie. Oh, sicuramente. La vicenda, anche ma la non Guido la più grande anche e la magistratura ricca lo vede soltanto regione posteriori d'Italia. Gli eventuali reati faccio che sono compiuti. Faccio meno danni se sbaglio io, le assicuro. Sì, certamente, io cerco questo proprio di non sbagliare. No, ma le spiego. Non abbiamo il potere né di pedinare le persone né di intercettare stiamo le loro telefonate. Stiamo parlando di suoi intimi, presidente Formigoni. No. Antonio Simone è un suo intimo da una vita. No. Perego ha vissuto con lei. Le ripeto, lei parli è con una rispetto persona di persone che non sono state condannate. Lei parli con rispetto di persone che non sono state condannate. Di persone con le quali, perché parliamo di Dacò, mi è capitato di fare alcuni giorni di vacanza. Punto. Ai Caraibi, poi quello invece è in Liguria, la fotografia del suo tuffo dalla barca di Dacò. Lo chiama quindi tuffo quello, mi permetta di essere un po' ironico, ecco, no, non è una fotografia le dire, che mi piace molto. Per i suoi 65 anni c'è va anche un c'è bel solo fisicaccio. Questo, quello che non va in questa fotografia. C'è solo il mio stile che non va, il resto è tutto regolare, l'assicuro. Torniamo al dunque. Non la pensa così il coordinatore regionale del suo partito, torniamo Mario Mantovani. Torniamo al dunque, perché il tempo fugge. Parliamo allora di questo presunto scandalo, finché la magistratura non giudica. Questo scandalo della clinica Maugeri e anche del San Raffaele riguarda due aziende private e coinvolge soltanto dei privati. Sì. Perché la Maugeri è un'azienda privata. Il San Raffaele sono aziende private, tutti gli indagati sono privati cittadini che nulla hanno a che fare con Regione da Lombardia, non lo dico ai telespettatori. Di Marco Alfieri, giornalista della Stampa. Della Stampa, guardi un po', che strano, della Stampa. Sì, della Stampa, quotidiano scandalistico che si fa a Torino. Caso, che sostiene a caso le tesi della sinistra. Marco Alfieri, che lavora per questo giornale di proprietà della Fiat, Marco Alfieri, ricorda che il 4 agosto del 2011, due settimane dopo che si era suicidato il direttore del San Raffaele Cal, la Regione Lombardia assegna 41 milioni extra al San Raffaele. Quindi sono aziende private, ma che ricevono in questo caso contributi che nel caso del San Raffaele erano contributi. La somma più alta di ricevuta da tutte le 222 strutture pubbliche. Lei non è aggiornato, ma è andato nel in trasmissione alle ore 21. I 56 milioni della Fondazione Maugeri, allora, che eventualmente pare la magistratura accerterà se siano stati distratti, venivano dai nostri soldi. La sua regione elargisce ogni anno poco meno di un miliardo Gad Lerner, per non la è sanità, così, per se mi lascia parlare. E sono non soldi è così di noi tutti. Non no? è così. La magistratura parla di un'eventuale distrazione di fondi di 56 milioni per la Maugeri. Lei sa in questi anni quanti milioni ha dato Regione Lombardia alla Maugeri? No, che non lo so. 7,3. Invece corrisponde a vero. Mi lasci completare, ho fatto un istante di pausa affinché i telespettatori capiscano che Regione Lombardia in tutti questi anni ha dato 7,3 milioni alla Regione Maugeri, alla Fondazione Maugeri. Ne sono stati distratti 56. È evidente che è una lotta tra privati o forse una combutta tra privati che si rubano l'un l'altro dei soldi. Ma Regione Lombardia non c'entra nulla. Tant'è vero che nessuno di Regione Lombardia è indagato. Né un politico né un amministratore. E non la sono turba che soltanto uno di questi privati sia il suo compagno di vacanze ai Caraibi? Le ho detto che anche Gesù aveva Giuda tra i compagni, quindi non giudichiamoci tra le compagnie. E sarà, ripeto, la magistratura a giudicare se Piero Dacò Simone e gli altri sono colpevoli. Fino adesso sono innocenti. Allora, questo è per dirle che Regione Lombardia non c'entra nulla e che, se vogliamo ricostruire un po', questo è uno scandalo che riguarda solo dei privati che probabilmente hanno fatto affari o l'uno contro l'altro o in combutta tra di loro utilizzando come paravento Regione Lombardia il nome di Roberto Formigoni.
Perché torno a dire, non è mai accaduto che una mazzetta sia 8 volte superiore alla cifra in questione. Noi gli abbiamo dato 7 milioni e loro sono riusciti a farsene pagare una mazzetta di 56 milioni. Ma a chi lo vengono a raccontare? Tra le a molte... chi lo volete raccontare voi giornalisti che continuate a dire che è uno scandalo tra che riguarda la regione Lombardia? Tra le molte ed evidenti differenze tra la vicenda di Gesù e la sua, lei ammetterà che c'è anche il fatto che la vicenda di Gesù si svolge secondo i Vangeli. Io parlavo nel di Gesù giro nei suoi confronti, perché lei ha soltanto degli amici immacolati, mentre Gesù mesi. Aveva no, anche un peccatore. Ho molti amici peccatori e sono peccatore io stesso. E allora forse questo la è colpevole. Sua vicenda, secondo la sua logica, di lei presidente della di Regione Lombardia peccatori. È durata invece fino ad oggi 17 anni. Sempre soltanto per il consenso popolare. Non si è accorto di questi Giuda che aveva intorno. Caro Gad Lerner, le torno a dire che non abbiamo... Il Giuda in questione ha anche o sposato... O mi lascia parlare, o mi lascia parlare. Allora, lei fa le domande di solito, io do le risposte. Torno a dire, io non ho il potere investigativo della magistratura, che d'altra parte si accorge dopo che gli errori sono stati commessi, non prima, no? Tant'è vero che va all'attacco dei delinquenti, non delle persone che ferma dicendo ti fermo perché tu potenzialmente potresti delinquere. Prima vede che la colpa è realizzata, poi gli arresta. Io non posso intercettare le telefonate, non posso fare le intercettazioni ambientali, non posso pedinare la gente. Però all'intuito e quindi politico. Non posso rendermi conto. Eh sì, ma l'intuito politico purtroppo non è l'onniveggenza e l'onnipotenza. Ma tutti io che cosa posso fare e ho fatto? No. Che cosa posso fare e ho fatto? Io in questi anni ho aumentato e di molto il livello dei controlli esistenti in Regione Lombardia. Bel risultato, si è visto. Eh sì. Tant'è vero che in Lombardia abbiamo il sistema sanitario migliore d'Italia, lo sanno tutti, e sì. Che costa meno di tutti. Se fosse un sistema corrotto, non avremmo questi risultati straordinari. Vorrei darle anche in proposito una informazione. Non so se le giungano nuovi i nomi di San Carlo Borromeo e Federico Borromeo. Vedo che viene sul mio terreno. Voglio Bravo. Dirle che... Bravo. È da circa 4 secoli che il sistema sanitario lombardo è migliore di quello di altre città. Sì, però non dassi è San Formigoni caso, la sua ironia straordinaria, che ha fatto ridere tutti i telespettatori a casa, ne sono convinto, deve però arrendersi di fronte al fatto che nell'epoca moderna, da quando cioè la sanità è stata affidata alle regioni, non più ai santi, la regione Lombardia è l'unica regione ad avere i bilanci in pareggio. Siamo l'unica regione che dal 2001 hanno i bilanci in pareggio. Anche prima, siamo, sa? No, anche prima no, di lei, no, stia tranquillo. No, Gad Lerner, stia tranquillo che i suoi amici, mi venne voglia di rinomi ma non li dico, non avevano portato la sanità in pareggio. Siamo l'unica regione ad avere i bilanci in pareggio e siamo la regione che dà le prestazioni migliori. Tant'è vero che da tutta Italia vengono a farsi curare. L'avete portata qui. In pareggio e no, ne avete anche avuto d'avanzo, visto quanti soldi... Lei pubblici sono stati distribuiti. No, lei sta diffamando. Io ho promesso querela e richiesta di danni a tutti i giornalisti della stampa o della televisione che parlano di scandali nella sanità lombarda. Vediamo se non querela c'è un indagato, anche lui. Sì, non c'è un indagato e non c'è uno scandalo. Purtroppo, sono a differenza private. Di me, lui gode di immunità parlamentare. Sono aziende private. Ma adesso se lei ha la pazienza di ascoltarmi... Vuole ragionare con me o lei va avanti dritto con il copione che ha predeterminato? E mi dirà Le ho lei, dato due notizie mi dirà importanti. Lei se... Il primo, che abbiamo dato 7 milioni di contributi, è impossibile se sia stata fatta una mazzetta di 56 milioni. Secondo, che non è indagato nessun dipendente e nessun dirigente di Regione Lombardia e che è tutta una guerra tra privati. Vuole che discutiamo di questi che sono fatti inoppugnabili? Consente che per obiezione io le citi il coordinatore regionale del suo partito, che onorevole è stato Mario dai Mantovani. Vertici nazionali del mio partito. Vabbè, io posso usare i suoi argomenti oppure dopo che i vertici nazionali smentito non posso non più. Non è la posizione del mio partito. No, è la posizione di Mario Mantovani. Non corrisponde ai dati di fatto.